Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti. Bentrovati a tutti voi che ci aspettate ogni giorno, sintonizzati sul 99. È mercoledì 9 marzo dell'anno 2022, i nostri titoli di apertura. Notte dell'accoglienza, attesi 100 profughi di guerra a Troia e Cerignola. Arriveranno poco prima della mezzanotte, mobilitazione generale per l'ospitalità. Porte aperte anche nei piccoli comuni, bambini ucraini in viaggio verso Motta Montecorvino. Grande attesa nel piccolo centro, manca solo il visto della cabina di regia regionale. Arrestata un'intera famiglia dello spaccio di droga a San Severo, due fratelli, la sorella e il cognato, gestivano una fiorente attività in una piazza centrale. Rivolta dei pescatori, vertice a Roma, nutrita la rappresentanza sipontina, senza risposte, barche ferme ad oltranza. Sarà la grande notte dell'accoglienza dei profughi di guerra in Capitanata. I pullman con donne, uomini, anziani, bambini ucraini in viaggio da ieri sera dalla Polonia arriveranno intorno alla mezzanotte. Attesa, c'è grande attesa a Troia, Cerignola e Motta Montecorvino. Con Roberto Parisi cominciamo da Troia. Il comune di Troia è stato tra i primi a promuovere un'iniziativa di soccorso concreto alla popolazione ucraina, raccogliendo viveri, medicinali e indumenti da mandare al confine polacco con un bus messo a disposizione dall'amministrazione comunale, che porterà poi di ritorno in Capitanata 50 profughi da accogliere inizialmente proprio a Troia nella struttura dell'Ostello del Cammino, un tempo conosciuto come Convento di San Domenico, che è stato allestito per garantire tutto il supporto necessario dal punto di vista medico, sociale ed alimentare. Comunque sono state raccolte anche altre disponibilità in paese per accogliere i profughi. Intanto il mezzo giunto a Medica in Polonia, dopo quasi 25 ore di viaggio, dovrebbe far rientro nelle prossime ore a Troia, molto probabilmente nella mattinata di domani, considerando il lungo viaggio dalla Polonia e che sul mezzo ci sono donne e bambini che hanno anche necessità di più fermate durante il viaggio verso la Puglia. La popolazione locale, oltre ad aver risposto immediatamente all'invito di domani qualunque cosa potesse servire ai profughi della guerra in Ucraina, è pronta a dare l'aiuto necessario, così come sono arrivate disponibilità da altri centri limitrofi. La macchina della solidarietà e dell'accoglienza di questo territorio ancora una volta dimostra capacità e sensibilità, un piccolo gesto di fronte al dramma che sta vivendo la popolazione ucraina. Buongiorno a tutti. Allora, siamo sulla strada del ritorno dopo essere stati ai confini con l'Ucraina a prendere questi ospiti che scappano dalla guerra. Stiamo rientrando a Troia, in provincia di Foggia, quindi il viaggio è abbastanza lungo, sono circa 25 ore di pullman, comprese anche le fermate, che con gli ospiti che abbiamo, con i bambini, è d'obbligo farne qualcuno in più. Ci sono donne, bambini, anziani, e ovviamente non ci sono uomini perché sono rimasti lì, che l'Ucraina ha dato la corte marziale, quindi dai 18 anni fino ai 60 bisogna stare a difendere il paese. Allora, il viaggio sta andando abbastanza bene, la gente ovviamente era stanca, quindi hanno dormito da quando siamo partiti. Siamo partiti con un ritardo di 9 ore perché con la guerra non si può programmare nessuna partenza, perché l'imprevisto è dietro l'angolo. Quindi abbiamo avuto molta pazienza, siamo stati accorti, anche perché caos all'uscita regna sovrano, anche se la polizia polacca sta facendo un ottimo lavoro, cerca di gestire al meglio la cosa. Ci sono molti volontari all'arrivo che preparano pranzi caldi, e ci sono le tende che accolgono le famiglie con bambini piccoli, perché vi posso garantire che fa molto freddo. E poi speriamo bene di rientrare con calma in Italia
e il viaggio sta andando tutto bene. Ringraziamo la ditta Moffa che ci sta accompagnando in questo viaggio, soprattutto gli autisti che sono molto professionali e bravi. Cosa dire? Abbiamo sentito direttamente dal pullman in viaggio verso Troia il consigliere comunale Urbano Di Pierro, a capo della delegazione di Troia. Dunque raccoglieremo le testimonianze e ci saremo anche noi con le nostre telecamere ad accogliere i profughi di guerra e poi vi faremo vedere e sentire tutto nel corso della prossima trasmissione di Senza Maschera in onda sulla nostra rete in prima serata domani. Dunque attesa a Troia e attesa anche a Cerignola, perché anche a Cerignola arriveranno 50 profughi. A Cerignola, sul fronte dell'accoglienza tra parrocchie, associazioni di volontariato e privati, c'è l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Bonito, che ha messo a disposizione le strutture comunali. In arrivo una cinquantina di persone, tra donne e bambini. A prendere i profughi di guerra ai confini con l'Ucraina, in Polonia, sono stati alcuni volontari cerignolani con un autobus preso in affitto. Donne e bambini saranno ospitati nelle strutture comunali e da famiglie di alcuni centri del Basso Tavoliere. Nella prossima settimana sono attesi altri profughi. Le famiglie che intendono ospitare ucraini, precisa il sindaco Bonito, devono comunicare con l'amministrazione comunale per attivare le procedure amministrative e sanitarie, così come prescritto dalla prefettura. Il sindaco e il vice Maria Di Bisceglia invitano i cittadini a segnalare agli uffici comunali, che a loro volta informeranno la prefettura di Foggia e l'ASL. Non solo nelle grandi città i profughi di guerra arriveranno anche nei piccoli comuni della provincia di Foggia. A Motta Montecorvino è atteso in tarda serata un pullman proveniente dalla Polonia con a bordo 40 persone tra donne e bambini. L'arrivo comunque non è scontato perché c'è bisogno dell'ok della cabina di regia che è stata istituita dalla Regione Puglia da poche ore. Tutti a rendere una mano a donne, uomini e bambini in fuga dall'Ucraina, anche i piccoli comuni della Daunia spalancano le porte dell'accoglienza. 40 profughi sono attesi a Motta Montecorvino. Orfani, bambini e mamme troveranno posto nell'albergo La Bicocca dopo la disponibilità resa dai titolari della struttura ricettiva. L'albergo è stato individuato dall'associazione Onlus di San Severo, che ha organizzato il viaggio andata e ritorno dalla Polonia. Nel piccolo comune, poco più di 700 abitanti, c'è grande attesa. La solidarietà corre in ogni vicolo del paese, tutti pronti per un grande applauso ai profughi ucraini, probabilmente poco prima della mezzanotte. Ad accogliere i bambini sono pronti anche docenti e studenti dell'istituto scolastico locale. Il pullman organizzato dall'associazione è partito dal confine polacco ieri a tarda sera. Tra i sostenitori del viaggio ci sarebbe anche la moglie di uno dei fratelli Sarni, il gruppo della ristorazione nelle aree di servizio delle autostrade, vicina all'associazione Il Sogno dei Bambini, con sede legale all'Aquila. La gestione dei profughi nell'albergo La Bicocca a Motta è però ancora tutta da definire. Dopo i primi interventi, conviveri e beni di necessità, saranno necessarie le operazioni sanitarie e gli accertamenti anti-Covid, oltre il personale di assistenza dei minori. C'è bisogno dell'ok della cabina di regia regionale da poche ore istituita. E allora, da chi è composta questa cabina di regia regionale per l'accoglienza dei profughi? È stata praticamente istituita da poche ore ed è composta da rappresentanti della Regione Puglia, rappresentanti le prefetture, le questure, poi rappresentanti di ANCI e di UPI. E dunque deve esserci un'azione di coordinamento. Questa cabina di regia è ancora in fase di rodaggio. Si occuperà delle procedure di registrazione, tamponi anti-Covid, vaccinazione e distribuzione di mascherine. Per i profughi ci sarà anche personale per la traduzione linguistica e la mediazione culturale.
Intanto sul campo c'è anche la Caritas che non si occupa di avere la disponibilità di immobili per l'accoglienza, si occupa in modo particolare della raccolta fondi. Oltre i viveri, per i viveri e i beni di prima necessità ci stanno pensando i parroci. E dunque alla Caritas diocesana di Foggia è pronto il primo bonifico di 20.000 euro. Sarà fatto oggi il primo bonifico di 20.000 euro che la Caritas diocesana di Foggia invierà a Caritas International nelle sedi direttamente interessate dalla guerra. Ci sono due dislocazioni del livello internazionale a Kiev e altre sparse nei paesi al confine con l'Ucraina per l'assistenza ai profughi. I proventi sono il primo frutto della raccolta fondi della sede foggiana, ma la situazione è in costante evoluzione. La Caritas nazionale ha preferito i soldi ai viveri, medicinali e coperte, di cui già si occupano in maniera autonoma le parrocchie e le associazioni di volontariato. Dalla partenza della raccolta ad oggi, tantissime sono state le adesioni economiche. Il messaggio nelle varie comunità di capitanata ha raggiunto il cuore di molti. Ma la Caritas ha anche lanciato, all'indomani dello scoppio della guerra, un censimento di posti letto per accogliere più profughi possibile nelle cittadine della provincia. Al momento il dato segna 205 unità. Anche in questo caso la situazione è in evoluzione continua e sono molteplici le adesioni di chi mette a disposizione uno o più posti letto all'interno della propria abitazione, chiedendo di accogliere l'ospite nella propria famiglia, ma c'è anche chi mette a disposizione l'intera abitazione attualmente sfitta o i locali di ritrovo, come nel caso di un'associazione di Deliceto. Una volta arrivato il lasciapassare della prefettura, saranno organizzati i viaggi per portare i profughi in capitanata. Dalle pagine dell'accoglienza dei profughi in provincia di Foggia alla cronaca. Ci sono sviluppi nelle indagini dell'agguato a Nettuno. La settimana scorsa è stato arrestato un foggiano per detenzione di droga. L'agguato al boss Francavilla e al figlio avvenuto a Nettuno il 2 marzo scorso, con il ferimento di due e in particolar modo del minore, ha fatto scattare ulteriori controlli di soggetti vicini alla cosiddetta società foggiana e che potrebbero essere collegati a gruppi contrapposti alla batteria Sinesi Francavilla. Nel corso dell'operazione è stato tratto in arresto in flagranza di reato di detenzione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti un pregiudicato foggiano ristretto agli arresti domiciliari a seguito dell'inchiesta denominata Decima Azione. Presso l'abitazione dell'arrestato sono stati trovati 372 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento e pesatura della sostanza stupefacente. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto anche oltre 23.000 euro in contante. Ricordiamo che si sta celebrando a Foggia il processo decimazione per quattro imputati che non hanno richiesto il rito abbreviato e per cui l'accusa invece ha chiesto condanne fino a 22 anni di reclusione. La prossima udienza è prevista per il 14 marzo, quando ci sarà l'arringa della difesa. Operazione antidroga anche a San Severo, arrestati quattro componenti della stessa famiglia colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia. Per tutti l'ipotesi accusatoria è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. L'operazione denominata Stirpe è caratterizzata dalla circostanza che gli indagati sono legati da stretti vincoli familiari. Si tratta di due fratelli, una sorella e il cognato. Insieme avrebbero organizzato un fiorente mercato di sostanze stupefacenti in una piazza di San Severo, dove lo spaccio costituisce una delle attività preferite dalla criminalità locale. Adesso andiamo a sentire i pescatori, quelli di Manfredonia, che insieme ai colleghi di tutta Italia questa mattina sono andati a Roma per protestare per il caro carburante. Sentiamo. Arriva a Roma la protesta dei pescatori di Manfredonia che in pullman sono giunti nella capitale per protestare contro il caro gasolio. Non riescono più a guadagnare con il proprio lavoro per via delle troppe spese, soprattutto quelle alla colonnina per il carburante delle proprie barche. Chiedono una riduzione delle accise o un contributo sotto forma di sovvenzionamento integrativo per salvare il loro lavoro e tornare in barca a pescare.
Ieri i pescatori di Manfredonia hanno consegnato le licenze alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, un gesto simbolico per comunicare l'impossibilità di continuare il proprio lavoro. Le barche in uscita dal porto con questi costi vanno in perdita costante. La manifestazione ha trovato adesione anche nella città sipontina, ma ha visto impegnati tutti i pescatori d'Italia. Oggi l'approdo a Roma, nella capitale, con l'intento di sostenere la protesta nazionale e con al fianco le istituzioni locali dalla loro parte. Il sindaco Gianni Rotice e l'assessore allo sviluppo economico Antonio Vitulano sono in prima fila per sostenere il mondo della pesca manfredoniana. Adesso l'aggiornamento della diffusione del Covid-19. Ieri abbiamo avuto un numero altissimo di nuovi casi positivi, oltre 6.000 e circa 900 in provincia di Foggia. Nel bollettino di oggi registriamo un calo, abbiamo 4.155 nuovi positivi in tutta la Puglia, purtroppo 15 decessi, 595 i nuovi casi positivi al Covid in provincia di Foggia. È stabile il numero dei ricoverati, 531 in area non critica, 31 nelle terapie intensive. Il Comune di Foggia rafforza il servizio alle persone più bisognose. Ha candidato il Comune un progetto per potenziare il servizio di pronto intervento sociale. Si tratta del PIS, attivo da dicembre dell'anno 2020, per sostenere le persone in condizioni di povertà estrema o di marginalità. Per Foggia c'è un finanziamento di 197.000 euro. Il progetto tende ad incrementare l'attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno delle categorie fragili attraverso l'intervento di figure specializzate. Dunque, in via Fuiani sarà istituito un altro sportello di ascolto che si raccorderà con i due sportelli già presenti, uno in via Candelaro e l'altro in via Ernesto Petrone. Verso Foggia Picerno vediamo come Zeman sta preparando il ritorno allo Zaccheria dei Rossoneri. In casa Foggia si torna a ragionare in ottica campionato, analizzando il momento rossonero alla vigilia del rush finale di campionato, che da qui al termine della regular season vedrà il Foggia impegnato ben 5 volte allo Zaccheria sulle 8 gare ancora da disputare. Quindi lo stadio di casa come arma in più di questo finale di stagione, una roccaforte su cui puntare per ottenere il maggior numero di punti e costruire il miglior piazzamento nel torneo, in vista della eventuale lotteria degli spareggi. Da ieri si lavora alla sfida di domenica pomeriggio con il brillante Picerno, guidato saggiamente in panchina dal 49enne cerignolano Leonardo Colucci, subentrato a campionato in corso all'ex rossonero Antonio Palo. I lucani, nelle ultime 6 gare, prima del rinvio della sfida al Campobasso di sabato scorso, hanno totalizzato 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, quella interna con il Latina. Un cammino nel quale spiccano le vittorie su Monopoli, Catania in trasferta e con la Juve Stabia, che hanno spinto i rossoblù in piena zona playoff. Intanto in casa rossonera si stanno valutando le condizioni fisiche degli infortunati di lungo corso, con Volpe, Rocca, Markic, Di Grazia e Tuzzo, che probabilmente non saranno a disposizione neanche per il match di domenica, oltre allo squalificato Sciacca. In compenso il tecnico boemo ritroverà Di Pasquale, reduce dal castigo per un turno, oltre a Garattoni e Martino, che piano piano stanno ritrovando la condizione migliore e che lavorano in gruppo già da qualche giorno. Il giudice sportivo nella giornata di ieri ha comminato una sanzione di 500 euro al club di Viale Ofanto perché alcuni componenti della dirigenza, il presidente Canonico, il direttore generale Mirillo e il responsabile area tecnica Belviso, sostavano prima della gara di Taranto nell'area spogliatoi nonostante non fossero inseriti nell'elenco delle persone ammesse. A dirigere Foggia Picerno è stato designato il signor Andrea Calzavara della sezione AIA di Varese. In chiusura del nostro telegiornale noi riproponiamo sempre i titoli delle principali notizie. Notte dell'accoglienza, attesi 100 profughi di guerra a Troia e Cerignola. Arriveranno poco prima della mezzanotte, mobilitazione generale per l'ospitalità. Porte aperte anche nei piccoli comuni, bambini ucraini in viaggio verso Motta Montecorvino. Grande attesa nel piccolo centro, manca solo il visto della cabina di regia regionale.
Arrestata un'intera famiglia dello spaccio di droga a San Severo, due fratelli, la sorella e il cognato, gestivano una fiorente attività in una piazza centrale. Rivolta dei pescatori, vertice a Roma, nutrita la rappresentanza sipontina, senza risposte, barche ferme ad oltranza. Vi ringraziamo per l'ascolto. Foggia TV, canale 99 del digitale terrestre e streaming sul sito www.foggiatv.tv. Seguici anche sulla nostra pagina Facebook. Info 0881 75 16 32, WhatsApp 351 15 45 118. Foggia TV, la capitanata, i suoi protagonisti.